Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e oggi siamo qui con un nuovo squad builder esotico, quindi andiamo subito a creare questo nuovo squad builder particolare. E si tratta di una squadra della nazionalità belga che già l'anno scorso in FIFA 13 offriva davvero dei giocatori eccellenti, tra Team of the Season, Inform, altri giocatori particolari, era davvero eccellente, quindi non sono riuscito però a farla, quindi ve la presento quest'anno, diciamo. Vediamo, modulo utilizzato un 3-5-2, quindi molto coperto, diciamo, in attacco, non in difesa. L'allenatore, allenatore belga, che non so dove sia, eccolo, trovato. E possiamo partire con il portiere, prima impostiamo la nazionalità belga. E appunto c'erano due scelte, una della Barclays e una della Liga BBVA, ma ho scelto Thibaut Courtois, giocatore del Atletico Madrid, molto giovane, del 1992, pagato pochissimo e secondo me è davvero eccellente, sia perché è altissimo, quasi 2 metri, 82 in tuffo, 88 in presa e 86 in riflessi. L'unica cosa, diciamo, che è un po' lento, quindi magari sulle respinte rischierà, diciamo, di non fare niente per bloccare l'avversario. Passiamo appunto al primo difensore centrale dei tre della difesa. Si tratta di Vincent Kompany, giocatore del Manchester City, pagato 40.000 crediti più o meno. Alto 1,92 m ed è davvero eccellente, 86 in difesa e 80 in testa. Non vi serve comunque un giocatore, vi serve un giocatore come questo perché è davvero fantastico in difesa ed è eccellente, equipaggiato con lo stile Intesa Ancora. Passiamo agli altri difensori centrali, passiamo da quello destro. E il primo appunto difensore centrale è quello del Tottenham, Jan Vertonghen, pagato 3.000 crediti, che non è niente male, è un po' lento devo dire, però 81 in difesa e 82 in testa. Soprattutto è davvero molto buono il suo colpo di testa, infatti mi ha fatto diversi gol comunque di testa. Proseguiamo, l'altro difensore centrale e anche l'ultimo è il giocatore dell'Arsenal, anche il capitano, Thomas Vermaelen, del 1985, rendimento giocatore molto più offensivo. Diciamo che un po' mi sono preso dei rischi a scegliere questo difensore perché con rendimento giocatore in attacco spingerà molto, a volte diciamo che ci sono degli svarioni difensivi. Come vediamo, 71 in velocità, 81 in difesa e 85 in testa. Diciamo che sono tre giocatori non velocissimi ma che però sono davvero eccellenti sul piano del colpo di testa e della difesa. Centrocampisti centrali abbiamo, diciamo, il primo che è Fellaini, il giocatore del Manchester United, che non è stato molto utilizzato, altissimo, 1,94 m, e anche lui diciamo che è molto più difensivo a mio parere, infatti ha 81 in difesa e 85 in testa e 71 in velocità, non è davvero niente male come giocatore. Questo cappellone è davvero consigliato, poi è anche sceso di prezzo, pagato sui 9.000 crediti, 8.600 crediti. L'altro giocatore però sfortunatamente è fuori ruolo. Si tratta del centrocampista della nostra Lega, della Serie A, si tratta di Raja Nainggolan, che appunto vi ho mostrato già nello squad builder della Serie A, che è davvero eccellente, 83 in velocità, 81 in passaggio e 81 in dribbling. Come vedete ho disputato moltissime partite con questo giocatore, che è davvero eccellente. Passiamo appunto al centrocampista offensivo e vediamo subito di chi si tratta, del giovanissimo De Bruyne, spero che la pronuncia sia adatta, Kevin De Bruyne, pagato 1.500 crediti, molto utilizzato all'inizio di questo Ultimate Team, infatti ha 5 stelle piede debole, 4 stelle mossa abilità e non è davvero niente male. Ha un rendimento in attacco alto, ha 79 in velocità, 79 in tiro, 80 in passaggio e 82 in dribbling, davvero una buonissima scelta a mio parere, poi quindi dato che è belga l'ho scelto. Esterno destro, altro giocatore che secondo me l'anno scorso era davvero molto forte, si tratta di Miraia, questo giocatore dell'Everton, Miraia appunto è davvero eccellente perché nonostante costi neanche 1.000 crediti ha 88 in velocità, 75 in tiro, 85 in dribbling e 79 in passaggio, davvero un esterno favoloso a mio parere. Altro esterno, che questa volta è l'esterno sinistro, è penso la stella di questa squadra, si tratta del belga Eden Hazard del 1991, questo giocatore non ha bisogno di presentazioni, con 87 in velocità, 79 in tiro, 83 in passaggio e 88 in dribbling. Diciamo che è un giocatore davvero eccellente, come potete vedere segna anche molti gol nonostante sia un esterno, pagato 182.000 crediti e ha 4 stelle mossa abilità e 4 stelle piede debole. Appunto, se volete un'alternativa poco costosa, magari se volete fare questa squadra, vi consiglio Mertens del Napoli, tanto per dirvi. E ora passiamo all'attacco.
compone appunto la prima parte dell'attacco il giocatore Romeo Lukaku, in forma, davvero un giocatore eccellente, del 1993, davvero una bestia questo giocatore, 1,90 m con 84 in velocità, 79 in tiro, 75 in dribbling e 78 in testa, con lo stile intesa finalizzatore, riesce comunque a migliorare nel tiro e nella testa, che, scusate, è appunto, sono gli aspetti su cui bisogna puntare di questo giocatore, che ha un fisico davvero spaventoso. Come vedete, ha pagato 40.000 crediti ed è un inform che vi consiglio davvero perché vale il prezzo speso. Vediamo, 34 gol, quindi ha segnato molti gol. Passiamo all'ultimo attaccante di questa squadra e si tratta del giocatore Benteke. Fantastico questo giocatore, doveva andare all'Arsenal ma è rimasto alla Aston Villa, sì giusto, Aston Villa, con 4 stelle piede debole, 3 stelle mossa abilità, ha pagato solo i 2.000 crediti, come vedete 11 partite giocate, 9 gol, ma davvero questo è un mostro di giocatore, è favoloso, è davvero una bestia e è consigliatissimo perché Christian Benteke è un mostro, Benteke scusate, è davvero favoloso. Questa quindi era la mia squadra del Belgio, con un informe e alcuni e molti, diciamo, giocatori non informe davvero eccellenti, un po' sbilanciata in attacco, ma è davvero favolosa da utilizzare, perciò io vi consiglio di comprarla se magari volete una squadra davvero molto solida, magari con qualche altro modulo potete estenderla, ma alcuni giocatori sono davvero consigliatissimi, per esempio Benteke, De Bruyne, Fellaini, ma anche Kompany, ma sono tutti giocatori davvero fantastici e diciamo che il prezzo non è elevatissimo. Diciamo che solo alcuni costano. Spero che vi sia piaciuto questo mio squad builder del Belgio. Ci vediamo a un prossimo video. Your eyes and count to